Il Parlamento italiano insomma, ha recepito questa direttiva, secondo me, in maniera assolutamente illegittima. La normativa di recezione è un chiaro modo di cercare di eludere la direttiva, in cui insomma il trattenimento diventa estrema ratio e noi facciamo una legge che nella recezione A mi inverte, e qui immediatamente si capisce che non ci piace la direttiva, mi inverte il criterio, perché invece di dirmi, come dice la direttiva, l'espulsione normalmente si fa in maniera volontaria, parte con comma 4, l'espulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera al mezzo di forza pubblica, e poi mi dice le eccezioni a questo principio. Quindi capovolgiamo di sana pianta l'ottica della direttiva, ma non solo, mettiamo requisiti tali che per cui sfruttando la possibilità data dalla direttiva che chiede al legislatore nazionale di tipizzare il pericolo di fuga, noi lo tipizziamo in maniera tale per cui non si capisce quando non ci possa essere. Devo dire, la cosa un po' più sorprendente, perché veramente in contrasto letterale con la direttiva, è l'idea che una prova del pericolo di fuga è il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente. Ora, se voi andate a prendervi la direttiva, è molto divertente, perché tra i casi in cui è previsto che si possa dare più tempo per allontanarsi è quello in cui non è certa l'identità. Allora, se non hai identità certa è ancora maggiore che non abbia il passaporto, perché allora in questo caso la direttiva non lo prevede come un pericolo di fuga, ma lo prevede come un tempo per dire: recuperati, ti do più tempo perché ti devi anche recuperare il passaporto. Allora, quindi noi creiamo una presunzione di pericolo di fuga tale appunto da coprire. Infatti, se prendete, io le ho viste recentemente le statistiche del Ministero, gli allontanati volontariamente sono una cifra irrisoria nella sostanza rispetto alle espulsioni coattive. Le espulsioni si tendono a fare continuamente in maniera coattiva. Devo dire che è abbastanza indicativo anche il procedimento di concessione del termine, perché è un procedimento in cui io vi giuro che non riesco a capire, poi nella prassi tutto si fa funzionare, ma come il legislatore se lo sia immaginato. Perché allora noi non diamo, il prefetto non dà un'espulsione a monte con il termine per allontanarsi, è l'espulso che lo deve chiedere. Guardate, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, quindi vuol dire che il provvedimento di espulsione è stato fatto, perché sennò io non sono destinatario di un provvedimento di espulsione. Quindi, presupposto che io abbia ricevuto un provvedimento di espulsione, ai fini dell'esecuzione della concessione può chiedere ai fini dell'esecuzione l'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso i programmi di rimpatrio volontario. Non c'è termine entro il quale lo posso chiedere, non c'è scadenza, non in quale tempo io lo devo di interagire. Ma la cosa più divertente è che subito dopo si dice che il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione. Io vorrei sapere come fa. Mi dai il termine. Allora, io sono destinatario di un provvedimento di espulsione, chiedo il termine, ma con lo stesso provvedimento di espulsione che è fatto prima che io chiedessi il termine, lui me lo dà. Ora, se non fosse la pelle degli immigrati, uno potrebbe dire che questo è un giornalino satirico invece che la Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano. Però il comma 2 dice: laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonte lecite per un importo proporzionale al termine concesso, compreso tra una settimana e 3 mensilità dell'assegno sociale annuo. Di nuovo, noi stiamo parlando di un irregolare. Io gli devo chiedere una fonte lecita. Poi, proporzionale al termine concesso è una discussione molto complicata, perché il termine concesso può andare da una settimana a un mese, però invece lui deve dimostrare di possedere la cosa da una settimana a 3 mesi. E la direttiva dice una cosa chiara: tu devi espellere gli irregolari,
se non li espelli gli devi dare un permesso di soggiorno. Questo è proprio l'inizio della direttiva, cioè la direttiva impone il dovere agli stati di non avere il limbo. Ecco, il limbo per la direttiva non esiste, cioè o lo espelli e hai il dovere di espellerlo o gli dai un permesso, ma il tuo dovere di espellerlo ha questo limite.